Allora, dopo aver visto il funzionamento, l'utilizzo di un circuito somma elementare che faccia la somma di due bit, di due cifre digitali binarie, e dia un risultato più il riporto per la cifra successiva, facciamo un passo indietro e proviamo a vedere come si può, in linea di massima, pensare di memorizzare la singola cifra binaria, cioè immaginate, che ne so, questa cifra binaria qua, come tutte le altre 8 o 16, quelle che sono di questo risultato, oppure quelle altre, come diavolo si memorizza a 0, a 1 qualcosa? Memorizzare vuol dire tenere a mente, nel senso che io ti metto quella cosa a 1 e deve restare a 1, oppure te la metto a 0 e deve restare a 0. Ecco, ovviamente ci sono state nei decenni successive implementazioni sempre più sofisticate, eccetera. Io vedrei due casi fondamentali per avere un'idea di cosa c'è dietro, cosa c'è sotto, ma proprio sotto sotto al livello del singolo bit. Il primo esempio di memorizzazione di uno stato di cifra 0 a u o 1 è una cosa che è curioso analizzarlo dal punto di vista del circuito. Poi in realtà non è stato sostituito da altri tipi di implementazioni. Comunque è il circuito che viene, diciamo, denominato flip-flop. Flip-flop perché intanto il termine flip in inglese vuol dire girare qualcosa. Gli interruttori di corrente dei primi del Novecento erano delle cose che giravi, cioè tu la luce era spenta, giravi, si accendeva, giravi ancora, si spegneva. Adesso c'è l'interruttore che ha una specie di meccanismo ad altalena, no? Tu lo sposti in una posizione, sposti in un'altra. In ogni caso, sia nel girare così, sia nel fare così, il termine usato in inglese per dire girare l'interruttore è to flip. Perché il flipper si chiamava flipper? Ma si vede che c'aveva qualcosa che girava, forse le vette che davano la spinta alle palline si giravano, forse quello si chiamava flipper. Comunque, to flip è girare. Flip flop perché quest'altra parola, che in realtà non vuol dire la stessa cosa, ma è un suono simile, dà l'idea di qualcosa che si gira in un modo e poi si rigira in un altro. Flip flop un termine quasi onomatopeico per far capire che qualcosa si gira e si rigira. Si gira e si rigira appunto la memorizzazione dello 0 o dell'1. Come si può realizzare con le funzioni che abbiamo visto fino adesso un circuito del genere? Basta prendere due funzioni NOR. Cosa sono i NOR? Sono degli OR che poi hanno la negazione dopo. Sono degli OR negati. Tanto per fare per chiarire la cosa è semplicissimo, vediamo la tavola di verità, cioè se io ho un ingresso, anzi facciamolo qua sopra, ingresso A, ingresso B, l'uscita dell'OR che sarebbe A OR B, la conosciamo perché è quella che ci dice. Basta che ci sia una delle due, A o B, alzata ad 1 e noi siamo contenti, abbiamo sempre 1. Certo, se sono tutte 0, è 0. Com'è la or B negato, quello che si chiama NOR? È il contrario di questo, quindi 0 a tutti i casi, meno il caso in cui sono tutte e due 0, allora lui fa 1. Questa funzione qua ci serve in questo circuito perché se io metto due ingressi, uno al primo NOR e l'altro al secondo, che vengono dall'esterno, chiamiamoli, no anzi, chiamiamoli, questo è un set e questo è un reset, perché hanno proprio il significato di reset, riazzeriamo tutto, set, alziamo ad 1. E poi le uscite, che adesso possiamo chiamare
uscita 1, uscita 2, poi vedremo che si possono ribattezzare diversamente. Le uscite le cortocircuitiamo, ma che mandiamo indietro, cioè l'uscita di questo lo mandiamo in ingresso al secondo NOR, l'uscita di quest'altro la mandiamo in ingresso al primo NOR. Quello che succede in una configurazione di questo genere è proprio quello che ci serve. Adesso io vi dico che cosa succede, poi lo verifichiamo nel dettaglio. Allora, intanto andiamo a vedere nel tempo cosa succede. Nel tempo vuol dire che qui ci mettiamo un asse temporale, T minuscolo, e andiamo a vedere cosa fa, come si trova il reset, come si trova il set e come si trova il risultato. Pigliamo la prima o la seconda. Andiamo alla seconda, prendiamo l'uscita 2. L'uscita 2. E set e reset nel grafico li mettiamo una linea bassa se si trova il valore 0 e una linea alta se si trova il valore 1, ok? E allora cosa succede? Immaginiamo che il reset, immaginiamo di partire set e reset, tutti e due partiamo con lo 0, a un certo punto diamo un impulso a 1 al reset. Allora io non so cosa c'era prima, ma come dai l'impulso al reset azzeri questa seconda uscita? La azzeri e quindi hai resettato, come si dice malamente in italiano, il valore dell'uscita 2. Nel frattempo il set è rimasto a 0, immaginiamo a un certo punto alziamo il set a 1, solo per un tempo limitato, sono impulsi di durata, come si dice, limitata. Come tu alzi il set a 1, l'uscita 2 si alza a 1. E rimane alzata, quello che vogliamo, l'abbiamo settata, anche se il set va giù. Dopodiché qui all'infinito cosa succede? A un certo punto lo voglio di nuovo resettare, allora a quel punto cosa succederà? Al momento che rialzo di nuovo il reset, la mia variabile va giù a zero. E questo è il risultato logico che io volevo. In questo circuitino che posso, ognuna di queste funzioni logiche, sapete, si può costruire con un paio di relè o un paio di transistor, a seconda dei casi, oppure addirittura miniaturizzato in un circuito integrato, questo circuitino ci permette di fare quello che vogliamo. Adesso vedremo che la famosa U2, l'uscita 2, in realtà la chiamiamo proprio U uscita, perché adesso analizzeremo il circuito, l'altra uscita in realtà semplicemente è la negazione di U. Ok, proviamo a vedere come questa cosa si realizza nell'analizzare il dettaglio di questo circuitino. Quindi cominciamo con la situazione in cui abbiamo, se abbiamo 0 e 0, sia il set che il reset, in realtà dall'altra parte non si può sapere che cosa c'è, perché dipende dalla situazione precedente. Infatti avere 0 in una delle due variabili significa essere, no scusate, questo è un 1, non mi sono accorto, questo è un 1. Ah, faccio una piccola interruzione curiosa. Avete visto che io quando un errore non me ne accorgo durante la video lezione, ma me ne accorgo dopo, oppure figuraccia mostruosa se ne accorge qualche lettore, qualche visualizzatore che poi mi segnala l'errore. Io metto nelle annotazioni al fondo dello schermo la segnalazione dell'errore. Li battezzo Rinca, errori di Inca, e ce n'è una marea. Però almeno così le persone che da quell'errore avrebbero poi perso il filo, non avrebbero capito qualcosa, lì vengono, come dire,
vengono messe in quadro e si evita casini. Ho scoperto che non sono l'unico che va, ovviamente, che fa errori, ma che va a mettere la pezza, diciamo così, la patch alla videolezione. C'è un illustre professore dell'MIT che già a metà anni 2000, in un programma che non era solo lui, in quell'università, cominciava a registrare le lezioni fisiche, quelle proprio con tutta la gente che assiste, ed è una persona straordinaria. Vi consiglio di vederli quei video perché sono molto, molto ben fatti. È un tizio, come dire, estremamente, non mi viene il termine, insomma, brillante. E si chiama, dunque, voi potete cercare sui video, sulla tringa di Google mettete MIT, poi mettete Walter Lewin, che è il nome del docente, e poi aggiungete il nome della stella videolezione, in cui c'è questa cosa che è un po' lungo, è Complete Breakdown. Of intuition, non so cosa diavolo, non l'ho mica vista tutta, l'ho vista un pezzo e poi mi sono imbattuto Intuition Part 1, perché ce n'è più di una. In questa video lezione, al primo minuto questo docente scrive una formula ricavata dalla legge di Ohm, sbagliando, mettendo le resistenze al somma delle resistenze al denominatore invece che moltiplicarle per la corrente. E va avanti tutti i suoi calcoli, poi alla fine vanno bene lo stesso, perché quello che voleva dire era non direttamente legato al risultato di quell'equazione. Ma la figura sarebbe stata mostruosa. Allora si vede che compare, mentre lui continua a fare questi passaggi, compare un quadratino con la sua faccia che dice: "Ma che cavolo avevo fatto, guardate, non importa. C'è questo errore qua, tenete presente." Quindi non ci sono solo gli R-Inca, ma anche gli R-MIT. Finita questa, come si dice, quest'intermezzo dovuto al fatto che mi sono accorto di questo errore, andiamo a vedere, dicevo, quando io ho 0 su tutti e due, gli NOR, avere 0 non è, perché ho tutti e due. Qui è uno zero non assicurato, non sono tutti e due zero, non si sa cosa c'è nel secondo ingresso di ciascun NOR. Si sa solo che quelli che vengono dall'esterno sono zero. Quindi non si sa di questi tre in quali condizioni siamo, sia nel primo NOR che nel secondo. Quindi non è garantito se 0 è 1, è indeterminato il risultato. Quindi noi possiamo fare, se la cosa più logica è provare a fare una tavola di verità con S, anzi mettiamo qua SR, quindi set reset, e poi la U1 e la U2, come le avevamo chiamate all'inizio. E nel caso iniziale, con 0 e 0, qui dobbiamo scrivere dipende, non si può sapere com'è l'effettiva condizione. Cosa invece si assicura che va a finire in una certa maniera è se io alzo a 1 il segnale del reset. Perché se io alzo a 1 questo, con un 1 io ho garantito che il NOR mi dà 0. Quindi qui ho uno 0 garantito. Il quale 0 garantito va a finire qua e i due zeri so che fanno 1. Poi questo 1 va a finire qui e va benissimo perché 1 e 1 fanno 0. Quindi 0 e 1 fa effettivamente, con l'uscita 1 fa 0 e l'uscita 1, vedete che è 1, per quello che poi scopriremo che alla fine è l'1 negato. Quindi il reset impone a 0 l'uscita, giusto, quello che volevamo. Quando faccio il reset, l'uscita, che prima non si sapeva cosa poteva essere,
a 0, poteva essere a 1, l'uscita va a finire a 0 per forza. Poi facciamo così, immaginiamo che il reset lo togliamo di nuovo, si torna a 0, 0 e 1 fanno ancora 0, quindi questo rimane così. Quindi diciamo, quando torno a 0 e 0, diciamo, dopo l'R, lo 0 a 0 è sicuramente comunque sempre 0 e 1. Fra un po' mi segnerà lo scadere del tempo, comunque se invece metto l'1 al segnale del set, cosa mi succede? Allora immaginiamo, qui ho questa situazione stabile con l'uscita a 0 e la negata a 1, tutti e due a 0, alzo questo e lo metto a 1, ok? Se alzo questo e lo metto a 1, 0 e 1, il NOR, questo qui lo possiamo cancellare che si confonde solo, il NOR mi fa 0, quindi questo mi passa a 0, mi va a 0 qui, e 0 e 0 mi fa 1. Quindi vedete che il set fa proprio quello che volevo io, mi setta a 1 l'uscita e mi rimane negato, quindi 0, la U2. Quindi adesso, quasi alla fine, facciamo dire che qui c'è l'U negato, che sarebbe poi l'altra uscita. Dopo il set, quindi quando io mi azzero il set e torno con tutti e due a 0, quindi azzeriamo il set, qui otteniamo 1 e 1 va a finire qui e 1 e 0 comunque fanno no, scusate, comunque 0 e 0 fa 1, l'1 e lo 0 mi fanno 0. No, qui c'è un erroraccio, non so quale. 0 e 0 dovrebbe rimanere settato a 1 qua e 0 là. Vabbè, intanto adesso il tempo è scaduto, non c'è tempo di rifarlo. Metterò il solito errinca facendo vedere dove ho sbagliato. Diciamo che fino a qui il ragionamento vi fa vedere cosa si può dedurre, come si può dedurre quello che è esattamente quello che si vuole in un circuito che si possa resettare, quindi azzerare, e poi alzare, settare a volontà, senza bisogno di tenere alzato o schiacciato un pulsante, anche al tornare a zero del segnale di set, il valore di questa uscita rimane comunque alzato fino a nuovo ordine. E vai, un'altra ringa da mettere, roba da pazzi, vai.